Io sono stato in magistratura sempre alla Procura della Repubblica fino al 2017, quando sono stato, come si dice, rottamato razione etatis, e non ho mai visto un evasore in manetta. Il che significa che qualcosa o non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato, cioè che la legge penale abbia un effetto dissuasivo, preventivo, repressivo nei confronti degli evasori. Ministro, semplicemente una cosa, con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, come si punirà un sindaco che favorirà l'amante o altri casi del genere? Noi abbiamo una legislazione tributaria che purtroppo è schizofrenica e potremmo dire piena di ossimori, cioè di contraddizioni, perché una legge contraddice l'altra. Prima discutevamo a margine che se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro: io pago fino all'ultimo centesimo le imposte e pago voi fino all'ultimo centesimo delle parcelle, però voglio vivere sonni tranquilli, non ci riuscirebbe, perché comunque qualche violazione quantomeno formale verrebbe trovata. Perché? Perché le norme si contraddicono le une con le altre e magari ottemperandone una necessariamente devi violarne quelle altre. Ecco, quindi la prima è la semplificazione normativa, la seconda è una, più che una giustizia conciliativa, come peraltro è prevista in questa riforma, che peraltro poi il ministro e viceministro Leo illustrerà con molta più competenza di me, è quella preventiva. Anche per quanto riguarda i reati più gravi, prendiamo la corruzione, vige il principio che era stato citato da 2000 anni fa da Tacito: corruptissima repubblica plurime leges. Più la repubblica è corrotta e più sforna leggi, e più leggi sforna e più si corrompe, perché sforna le leggi per far vedere che è molto attenta al fenomeno della corruzione, ma più leggi sforna, più rende complicate le procedure e più aumenta le porte alle quali il cittadino deve bussare per ottenere un provvedimento, e aumentando questo numero è molto probabile che aumenti la possibilità che si arrivi a una serratura che non si apre, finché arriva una persona che ti dice che la devi ungere. Ecco dove si annida il sistema della corruzione.